Occasione persa, sì, ma da chi? Sulla carta dalla Pieve 0-10 che vincendo poteva agganciare il Casalbuttano e dare vita a un testa a testa emozionante per evitare l'ultimo posto. Visto però come si era messa la gara, forse i due punti persi sono quelli del Casalbuttano che si è fatto raggiungere un quarto d'ora dalla fine lasciando aperti i giochi pur mantenendo tre punti di margine dall'ultima piazza che vale la retrocessione diretta. Gara condizionata dalla paura, prima azione di marca locale. Torre di Tunesi per Pieri direttamente sul rinvio del portiere, attenzione perché questo sarà uno schema che tornerà anche se dall'altra parte, e palla a lato. La replica del Casalbuttano piove da sinistra, ma un tocco di troppo manda fuori giri l'affondo di Gianluppi. Sul rinvio la difesa ospite si distrae un po', regalando spazio a Galli che si prende tutto il corridoio e spara, palla centrale. Non è un'occasione, ma poteva seriamente essere, il contropiede che il Casalbuttano spreca con un controllo difettoso al momento di andare in porta. Ci riprova la Pieve 0-10, questa volta da fermo con Galli, ma il tentativo risulta largo. In generale, squadre troppo timide e 0-0 giusto all'intervallo. La difesa ospite fa poi buona guardia su Pieri, che tenta la girata in area sul primo affondo della ripresa, poi la palla finisce altissima. La Pieve 0-10 si sforza di prendere il possesso del centrocampo, ma viene punita al decimo della ripresa. Quaini rinvia, Franzini controlla, vince un contrasto e dal limite spara, beffando Donnarumma non proprio esente da colpe. La squadra di Bonatelli vede il baratro e reagisce. Prima reclama fallo al limite, poi trova l'1-1 con il classe 2000 Pellini. Errore della difesa, l'attaccante da poco entrato rientra sull'uomo e spara di destro nell'angolo per il pareggio. Provano a crederci i locali, ma Fornasari su cross dal fondo non accompagna supporto. Idem per l'azione successiva in 3 contro 4. Nel finale sale anche Donnarumma, già bomber su rigore in passato, per cercare il gol della vittoria, ma un fallo in attacco vanifica l'ultima azione utile. Finisce 1-1 e in fondo non si sa chi dei due sia più scontento.